Ciao a tutti, sono Eleonora Pasquariello e ho 23 anni. Sono laureata in Lingue e Culture Moderne presso l'Ateneo di Pavia e dopo il triennio ho scelto di iscrivermi al corso di laurea magistrale di letterature europee e americane. Studio inglese e russo, sono al secondo anno e sono prossima alla laurea in letteratura inglese. Ho scelto di iscrivermi a questo corso magistrale perché volevo approfondire quello che più mi appassiona, ovvero le letterature. Per me è stato anche molto importante poter avere un piano di studi che mi lasciasse libertà nella compilazione. Il primo anno sono previsti 9 esami, 2 di lingue, 2 di letterature, un esame di letteratura italiana e uno di filologia, mentre gli altri sono tutti a scelta. Questo vuol dire poter dare al corso di studi l'impronta che si vuole. Io personalmente ho scelto esami di editoria, di letteratura e di comparatistica e infatti consiglio questo corso di studi a chiunque volesse approfondire lo studio delle letterature. Perché questo corso di laurea dà gli strumenti linguistici, letterari e filologici indispensabili per approcciarsi a un testo letterario in un modo più professionale. Essendo alla fine del mio corso di studi, io mi sento di aver acquisito proprio più consapevolezza nello studio, nella critica e nella traduzione anche di un'opera. Un'altra cosa per me molto importante è la tesi. Il secondo anno sono previsti 3 esami da piano di studi e una tesi di 42 CFU. Questo per me vuol dire avere la possibilità di fare un grande lavoro di ricerca e di potermi concentrare nello studio, di quello che più mi interessa. In conclusione, un altro criterio che mi ha guidato nella scelta di questa magistrale è stato proprio l'ambiente sempre stimolante che Pavia offre. Perché nonostante sia una città piccola in realtà, è una città che offre sempre nuovi stimoli e in più l'Ateneo organizza spesso eventi, seminari e conferenze interessanti e sicuramente imperdibili. Quindi, se vi rivedete in me, sappiate che questa è la magistrale che fa per voi. Ciao ragazzi, sono Fabio Bazzano, dottorando in letteratura inglese. Perché venire a studiare lingue a Pavia? Beh, innanzitutto, conoscere le lingue straniere vi darà un giorno un evidente vantaggio nel mondo del lavoro. E, vista la situazione economica generale un po' difficile, ogni carta in più che vi potrete giocare sarà, assolutamente fondamentale. Più in generale, la conoscenza delle lingue vi aprirà un sacco di nuove opportunità nella vita. Pensate banalmente alla libertà di poter fare un viaggio da soli. Magari attraverso il progetto Erasmus ne avrete occasione, oppure la soddisfazione di guardare un film o una serie TV in lingua originale. In un mondo che è sempre più connesso, dove tutto ormai è comunicazione, la capacità di capire e di potersi esprimere in più modi diventa quindi di vitale importanza. Ma al di là di questi aspetti prettamente pratici, ma comunque assolutamente fondamentali, studiare lingue straniere e magari anche letterature straniere rappresenta una possibilità unica di arricchire se stessi, arricchire il proprio modo di pensare e di interagire col mondo e con le diverse culture. Studiare lingue non significa solo imparare a comunicare, ma anche imparare a immaginare, a imparare a immedesimarsi nell'altro, quindi ad essere più sensibili, più empatici, più pronti a capire il senso e soprattutto il peso delle parole. È un'occasione, se lo vorrete, di migliorare voi stessi e questo ve lo porterete dietro per tutta la vita. Ciao ragazzi, sono Serena Codena, assegnista di ricerca in letteratura francese all'Università di Pavia. La mia passione per le lingue e le letterature straniere mi ha portata a scegliere l'Università di Pavia perché mi ha offerto dei piani di studio validi e mi ha anche permesso di intraprendere un percorso di dottorato nella stessa sede. Dunque, perché studiare all'Università di Pavia e perché lingue? Innanzitutto l'Università di Pavia vi offrirà un ambiente accogliente, un ambiente a misura d'uomo, in cui verrete seguiti da docenti molto validi e sempre disponibili. E perché lingue? Innanzitutto la sezione di lingue non è solo un luogo di crescita e di formazione, è soprattutto un luogo di incontro, un luogo di scambio e un luogo di amicizia. Nonostante sia una piccola sezione, avrete l'impressione di trovarvi in un ambiente familiare, in un ambiente caloroso in cui non vi sentirete mai persi. E nonostante questo, è un ambiente aperto, dinamico, un ambiente frizzante e multiculturale, in cui potrete incontrare studenti provenienti dai diversi paesi del mondo.
e quindi aumentare così la vostra rete di contatti e di relazioni, una rete che rimarrà per tutta la vita. Inoltre, grazie al progetto Erasmus, potrete provare voi stessi l'esperienza di vivere in un paese straniero e questo vi assicuro che vi arricchirà moltissimo e soprattutto vi farà crescere sotto ogni punto di vista. Vi aspetto in università.